Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Come potrete vedere sto aprendo Megami Wild X Premium Collection. Allora, prima di iniziare l'apertura vi voglio dire una cosa. Lasciate like intanto, poi se volete che io vi mostri la mia collezione oppure una parte della mia collezione di carte, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e io la porterò al più presto. Una parte, non tutta, perché altrimenti durerebbe una settimana la cosa e quindi non pubblicherei più altri video. Quindi una parte della collezione ve la potrei mostrare, però fatemelo sapere nei commenti, eh? Allora, qui sono andato subito ad aprirla. Va bene, dai, andiamo ad aprirla. Allora, togliamo questo. Poi togliamo questo qua. Vediamolo così al volo. No, vabbè, da prima la apriamo tutto. Allora, sto aprendo con la confezione di Megami Wild X. Come già detto, abbiamo... Vabbè, tiriamo fuori le carte se ci riesco. È pronti? Potrebbe cadere tutto, io ve lo dico. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok, no, qualche volta funziona, qualche volta no, molto male. Proviamo ad estrarre la carta senza farla rovinare. Non è facile, ragazzi. Due angoli sono usciti. Eccola qua, una. Andiamo con la seconda carta. Io voglio sapere quell'altro come fanno ad aprire le confezioni e far uscire la carta promo in pochi secondi, non lo so. Eccola qua, ce l'ho fatta. Allora, prima carta promo, eccola qui, mettiamola a fuoco. Meanwhile EX. Mettiamola subito nella sleeve, che le sleeve non le ho preparate come un testa di cavolo. Ah sì, eccole, ce l'ho. Quindi prendiamo la sleeve e mettiamo Mega Meanwhile EX nella sleeve. Nel frattempo è entrato qualcuno in casa, come al solito appena inizio video entra sempre qualcuno a casa, va bene. Non c'è mai nessuno qua in questa casa, ogni volta che inizio il video io arriva sempre qualcuno, vabbè. Qui abbiamo Megami Wild X promo. Tra l'altro sbattono pure la porta forte, perché magari non si dovesse sentire bene la porta che si chiude, allora per non sbagliare sbattiamo forte. Comunque poi abbiamo medaglietta che ora proviamo ad estrarre. Ecco fatto. Caduta. Medaglietta di Mega Meanwhile, eccolo qui, che mettiamo qua al centro. Poi qui abbiamo anche i pacchetti, ovviamente, che è tutto quello che tutti stavamo aspettando. Ah, la Jumbo, ragazzi, non scordiamoci la Jumbo, eccola qui. Mega Meanwhile X promo Jumbo XY104. Mettiamola qua dietro, tanto ragazzi era tutto. Siete pronti? Perché non mi sono organizzato prima? Vabbè, più o meno, dai. Più o meno l'abbiamo messa, sì, diciamo. Poi abbiamo la spilletta, ragazzi. La nostra collezione di spilletta aumenta. Eccola qui. Mettiamola dietro, qua dietro. Poi abbiamo, ah, ovviamente, la carta Spirit Link. Eccola qui. Ops, caduta. La Trainer Meanwhile Spirit Link, che mettiamo nella sleeve anche questa perché è promo, XY105. Poi andiamo con, sono qui, allora, un pacchetto Breakpoint, Breakthrough, Face, che è sta cosa? Pezzo di plastica, così inutile. Poi abbiamo un altro Breakthrough, un Face, con l'ID, con la carta codice che leviamo, e un altro Breakpoint. Allora, togliamo questa. Finalmente abbiamo aperto tutta la confezione e sono rimasti 6 pacchetti da aprire, eh. Abbiamo due destini incrociati, Breakthrough e Breakpoint. Allora, da quale iniziamo? Abbiamo questi 6 pacchetti. Io inizierei nell'ordine in cui stanno messi, così che è praticamente casuale. Iniziamo con l'X-Ray Turbo. Allora, mazza già si è aperto. Questo qua, ragazzi, se non sbaglio, è una delle ultime confezioni dell'ordine americano che avevo fatto a febbraio. Non so se voi l'avete già visto, se non l'avete visto andatelo a vedere. È uno dei più grandi ordini che ho fatto sul canale, quindi andatelo a vedere. Poi abbiamo Sigilyph, Trainer, Torupi, Staryu, Skrelp, Kraketot, Drowzee, Psyduck Reverse e un Luxray. Giustamente il pacchetto era di Luxray, quindi abbiamo dato un Luxray. Luxray, vabbè, come volete. Le pronunce, io, ragazzi, io ve lo dico, le pronunce le dico come mi pare a me, quindi nei commenti non scrivete no, ma questo si pronuncia così, questo si pronuncia cosa, ragazzi. Io le pronuncio e dico a caso come, cioè come mi capita, perché non è che addirittura lo stesso nome lo pronuncio in modi differenti alcune volte, quindi
pacchetto tolto, tricca 3, e andiamo con, attenzione ragazzi, una trainer così, Stuntler, Slowbro, ragazzi questo Slowbro molto, Skrelp, Corsola, Rattata, queste carte sono appiccicose ragazzi, mi rimangono appiccicate alle mani, Kraketot, Numel, Slowking, Reverse, e un Drapion, niente da fare. I primi due pacchetti sono andati molto male, eh? Speriamo di rifarci con Fates, con lei. In questo destino incrociati speriamo di essere un po' più fortunato. Ragazzi, siamo tutti in 3 secondi. Allora, vediamo questo pack. Ragazzi, non sono sicuro al 100% se questo era dell'ordine americano oppure se l'avevo fatto qua in Italia, boh. Comunque questa confezione fino adesso non ci sta dando un bel niente. Trainer, Kabuto, Omanyte. Mazza ragazzi, manca solo Aerodactyl, abbiamo tutti i cosi del... va bene, Gotita, Mincino, Wishmore, Fennekin, Vallaby, Fennekin Reverse e un Omastar. Questo Omastar non l'avevo mai visto. Niente da fare ragazzi, anche questo terzo pacchetto non ci ha dato nulla, molto molto male. Andiamo con quest'altro secondo pacchetto dei destini incrociati. Tanto vi ricordo ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete vedere una parte della mia collezione, quindi nei commenti scrivete vogliamo vedere una parte della tua collezione, oppure come vi pare, basta che mi fate capire questa cosa. Comunque abbiamo, attenzione ragazzi, abbiamo trovato un ultra, poi abbiamo un'altra trainer, Servine, Fennekin, Gotita, Binacle, Miao, Wishmore, Trainer Reverse, e White, Cure e Molo, Cure in bianco, forse mi mancava, quindi diciamo bene dai, una Holo che mi mancava, meglio di niente, mettiamola per prima, va. Andiamo con il penultimo pacchetto, questo qua di Breakthrough, speriamo che questo sia un po' più fortunato, se no dobbiamo piangere. Oh ragazzi, non c'è niente neanche qui, però, trick a 3. Forse questo trick. Abbiamo Fisherman, Stunfisk, Snor... oh spettacolo, uno Snorlax bello, mi piace Snorlax, Scatterbug, Rufflet, Snover, Swablu, Wubat, Chespin Reverse e uno Smeargle. Niente ragazzi, però qui abbiamo trovato uno Snorlax, quindi molto bene. Uno Snorlax che tra l'altro fa cascare un Chespin mentre sta qualcosa, sta mangiando le mele, boh, va bene. Ultimo pacchetto, Breakthrough, qui troviamo ragazzi il Mewtwo fuori serie, ve lo dico, qui c'è il fuori serie. Allora, carta codice, pacchetto, ragazzi forse ho visto qualcosa comunque durante la carta codice, prima. Allora, messa a scuola ragazzi questo pirlo che sta ballando, troviamo bene, Grambo, Fennekin, Roger, Pessin, Inkai, un latte all'ultimo pacchetto, la trainer, abbiamo trovato Bridgette 161 di 162 all'ultimo pacchetto, perfetto ragazzi, questo su Dino Sleeve, prima vediamola però, ma questa carta è troppo bella, guardate lo sfondo verde, poi molto bene ragazzi. Allora abbiamo trovato una full art, come al solito le full art che trovo sono sempre trainer, non sono mai Pokémon, va bene. Bridget, messa nella sleeve, allora ragazzi non ho sultato tantissimo perché io voglio trovare la fuori serie, però la fuori serie non la trovo mai, quindi niente. Ora muoio. Questi sono i 6 pacchetti che ho aperto. Questa è la full art che abbiamo trovato, che è Bridget o Brigette, Bridget, Brunet. Poi abbiamo la promo di Meowile EX e Mega Meowile EX, eccole qua, la Jumbo, rivediamo la Jumbo Mega Meowile EX. Poi abbiamo Spirit Link, vabbè Meowile è già la vista all'inizio, pin e medaglietta. Ora ragazzi il video sta per arrivare quasi a 10 minuti, quindi ci interrompiamo subito prima che arrivi a 10 minuti, sennò dopo la gente pensa che io lo faccio apposta arrivare a 10 per poter mettere la pubblicità in mezzo, ma ogni volta mi capita così dei video, quindi non è che lo faccio apposta, quindi interrompiamo subito prima che arriva a 10. E ragazzi, qui nei commenti fatemi sapere se volete vedere una parte della mia collezione oppure no,
scrivendo hashtag, ah, se siete arrivati fino a qua dovete scrivere hashtag vogliamo la collezione. Se voi scrivete così, mettete un like, vi porterò più presto una parte della mia collezione. E, ho detto tutto, sono quasi arrivato a 10 minuti, non è che l'ho fatto apposta arrivare a 10 minuti ragazzi, per sbaglio ci sono arrivato. No, in realtà non ci sono nemmeno arrivato perché poi dovrò tagliare alcune parti del video, quindi a 10 minuti non ci arriverò. E like, subscribe, share, tutto quello che volete, mi raccomando, andate piano. No, scherzo, ci vediamo al prossimo video. E fatemi sapere della collezione, non vi scordate, perché se no qui superiamo i 10 minuti e posso mettere la pubblicità in mezzo. E io non voglio, cioè vado contro me stesso quando metto la pubblicità in mezzo, capito? Cioè proprio non ci riesco. Quindi vabbè, al prossimo video, che meglio. Like, subscribe, share e tutto quello che volete.